è un grandissimo onore, un grandissimo piacere essere con voi questa sera. Ovviamente ritornare a Torino mi fa sempre battere un po' il cuore, mi vedo 20 anni più giovane e ho tantissimi ricordi molto molto belli. Allora, stasera però vi porterò un po' più distante da Torino e in particolare comincerei col portarvi nel nostro sistema solare. E direi che fino agli anni 90 gli unici pianeti che conoscevamo erano i pianeti del nostro sistema solare. Erano 9 perché negli anni 90 Plutone era ancora considerato un pianeta, poi nel 2006 l'Unione Internazionale di Astronomi ha decretato che si tratti di un pianeta nano, quindi insomma sono diventati nel nostro sistema solare 8. E la cosa però interessante è che se negli anni 90 gli unici pianeti appunto che conosciamo sono quelli del sistema solare, molto velocemente poi le cose cominciano a cambiare. E prima di dirvi come sono cambiate, volevo semplicemente farvi vedere dov'è il nostro sistema solare, la nostra galassia. La nostra galassia è la Via Lattea e diciamo il Sole, con tutta la corte di pianeti che orbitano intorno, è localizzato in uno di questi bracci esterni della nostra galassia. Ci darei anche a dire che la Via Lattea, la nostra galassia, è una delle tante infinite galassie dell'universo, quindi noi siamo gli abitanti di un pianeta che fa parte del sistema solare. Il sistema solare è dentro la Via Lattea e la Via Lattea è una delle tantissime galassie che ci sono nell'universo. Questo giusto per mettere le cose un po' in prospettiva. Allora, la cosa veramente molto interessante che vorrei raccontarvi stasera è che dagli anni 90 ad oggi, sono passati circa una ventina d'anni, i pianeti sono passati da 9 a circa 2000. Ma prima di dirvi che cosa sono questi 2000 pianeti scoperti, vi faccio vedere in questo grafico, giusto per orientarvi, quali sono più o meno alcune delle caratteristiche principali dei pianeti del nostro sistema solare. Allora, in questo grafico, sull'asse delle ascisse, quindi in orizzontale, c'è la distanza da un ipotetico Sole, che dovete immaginare qui, e la distanza espressa in unità astronomiche. Un'unità astronomica è, per definizione, la distanza tra la Terra e il Sole. E allora vedete che in questo grafico molto semplice la Terra sta qua ad un'unità astronomica, e dopodiché qua c'è Venere, che è più o meno 0,7 unità astronomiche, Mercurio, che è molto più vicino al Sole, e qua abbiamo Marte. Questi sono i pianeti terrestri del nostro sistema solare. Su quest'asse, l'asse delle ordinate, c'è la massa dei pianeti espressa in masse gioviane. Quindi una massa gioviana corrisponde a Giove, che è messo qui. Giove è localizzato a 5 unità astronomiche, quindi 5 volte tanto la distanza Terra-Sole. Dopodiché, vicino a Giove, abbiamo Saturno, il Signore degli Anelli. E questi due pianeti sono molto molto più massicci della Terra, di Venere, centinaia di volte più massicci. Li chiamiamo giganti gassosi perché sono formati principalmente di idrogeno molecolare e sono molto molto grandi, molto massicci. A distanze ancora più grandi abbiamo Urano e Nettuno. Hanno una massa intermedia tra i pianeti terrestri che vediamo qua sotto e i pianeti giganti, sono più o meno intorno alle 15 masse terrestri, e vengono anche detti giganti di ghiaccio perché sono ad una distanza di 20 unità astronomiche e 30 unità astronomiche. Quindi ovviamente, come potete immaginare, il Sole irraggia grande energia, quindi più un pianeta è distante dal Sole più avrà temperature molto fredde, più il pianeta è vicino al Sole più le temperature saranno molto calde. Una volta che ci siamo orientati su questo, chiamiamolo grafico molto molto semplice, adesso vi faccio vedere che cosa è successo dagli anni 90 in poi. Quindi questa era la situazione degli anni 90. Oggi abbiamo una situazione del genere dove praticamente questo grafico si è popolato di tantissimi puntini colorati. Cosa sono questi puntini colorati? Sono i 2000 pianeti confermati nella nostra galassia, e questi pianeti però, a differenza di quelli che vi ho fatti vedere appena ora, non orbitano il nostro Sole ma orbitano un'altra stella diversa dal nostro Sole. Proprio per questo sono stati definiti pianeti extrasolari o esopianeti. E come vedete, questi puntini colorati, che il colore in qualche modo vi aiuta a capire la distanza, nel senso più sono blu, più sono distanti dalla stella, più sono freddi, più sono rossi, più sono vicini alla stella e più sono caldi. Ma vedete bene che cosa,
immediatamente quello che si può percepire da questo grafico è che questi pianeti praticamente riempiono con continuità questo grafico, quindi non sono in qualche modo localizzati in tre punti specifici come sono i pianeti nel nostro sistema solare. Quindi già soltanto guardando questo grafico capiamo che le caratteristiche di questi pianeti là fuori sono in realtà molto diverse, molto più estreme dei pianeti a cui siamo abituati nel nostro sistema solare. Per dirvi qualcosa in più su questo, in questa figura invece ci sono alcuni dei pianeti che sono stati scoperti dalla sonda Kepler. La sonda Kepler è una sonda della NASA che è stata lanciata nel 2006 e ha scoperto veramente tantissimi pianeti. Di questi 2000, tantissimi sono stati scoperti da Kepler e Kepler ne ha proposti altre migliaia da confermare. E tra i tanti pianeti che sono stati scoperti da Kepler avete questi puntini che vedete qui. Anche qui per orientarci, la Terra è messa qua, quindi è relativamente piccolo come pianeta, non è un pianeta molto massiccio la Terra. Dopodiché Giove è messo qua e Nettuno è qua in mezzo, eccolo qui. Allora, se uno guarda le dimensioni di questi pianeti scoperti, vedete bene che c'è una continuità. Si va da pianeti molto più piccoli della Terra a pianeti che sono molto più grandi del nostro Giove e poi c'è veramente una continuità di casi tra questi estremi. Non ci aspettavamo una cosa del genere prima di intraprendere queste ricerche, perché in qualche modo è sempre più facile estrapolare da quello che si conosce e quindi penso che tutti noi credessimo un po' di trovare dei pianeti relativamente simili a quelli che abbiamo intorno al nostro Sole, ma non è così. Ha ripreso a funzionare, hanno cambiato un po' la strategia di osservazione, però per fortuna ha ripreso a funzionare. Allora, l'altra cosa sconvolgente è che queste distanze, che cambiano molto la distanza dal pianeta e la stella, si possono convertire in una temperatura, perché di nuovo più il pianeta è vicino alla stella, più la temperatura è calda, più il pianeta è distante dalla stella, più è fredda, è come un po' una stufa. Immaginatevi il Sole come è una stella, come una stufa, quindi più il pianeta si avvicina più si scalda. E alcuni di questi pianeti extrasolari sono localizzati talmente vicino alla loro stella che praticamente raggiungono temperature dove fonde il ferro, quindi parliamo di 2000 gradi centigradi e anche più, quindi ovviamente delle situazioni che sono molto estranee al nostro modo di vedere i pianeti nel sistema solare. Altri invece sono freddissimi perché localizzati a grande distanza. Quindi anche le temperature sembrano suggerire che abbiamo una grandissima diversità, veramente uno zoo là fuori. Allora, la cosa interessante è che se già il 2000 ci sembra tanto, soprattutto se pensiamo che è stato fatto questo in meno di 20 anni, dobbiamo pensare che nei prossimi 10 anni avremo milioni di pianeti, quindi dobbiamo veramente prepararci, allacciare le cinture di sicurezza perché ci saranno veramente tantissime scoperte. E questo perché c'è una lunghissima lista che ho elencato qui di missioni spaziali e network di telescopi da Terra che verranno lanciate o vedranno le prime luci nei prossimi 10 anni. E ciascuna di queste, diciamo, missioni spaziali o network di telescopi è stato veramente costruito per utilizzare dei metodi diversi e scoprire ancora di nuovi pianeti, quindi veramente dobbiamo aspettarci migliaia, penso raggiungeremo facilmente il milione nei prossimi 10 anni. Allora, la cosa di nuovo che secondo me è rivoluzionaria, a parte il numero di pianeti scoperti, è il fatto che come in parte vi ho accennato, il sistema solare non sembra essere rappresentativo di quello che c'è là fuori, e questo è sicuramente qualcosa che non ci aspettavamo quando è cominciata un po' questa avventura. Quindi c'è molta più varietà in questi pianeti fuori dal sistema solare di quelli che invece troviamo intorno al Sole. Vi faccio solo qualche esempio, giusto per così darvi qualche indicazione. Kepler in particolare, ma anche altri telescopi, hanno scoperto moltissimi pianeti con due soli. Quindi voi magari si ricorderanno in Star Wars che c'è un pianeta in particolare che ha due stelle. Pare che insomma questo non sia fantascienza, perché là fuori ci sono molti pianeti con due stelle, quindi che orbitano intorno a binarie. Siamo abituati che nel nostro sistema solare le orbite sono quasi circolari, ovvero descrivo una traiettoria intorno al Sole che è quasi circolare. E in qualche modo sempre nel sistema solare invece le
comete sono molto diverse dai pianeti perché hanno delle orbite, diciamo, molto ellittiche, quindi l'ellisse è un cerchio molto schiacciato e più lo si schiaccia più si dice che l'ellisse è eccentrica, quindi che l'eccentricità è alta. Allora la cosa veramente straordinaria è che là fuori in realtà la maggior parte di questi pianeti sembra avere orbite eccentriche, quindi non necessariamente circolari. In particolare c'è un pianeta, questo qui, HD 806-06b, che ha praticamente un'orbita che è tanto eccentrica quanto la cometa di Halley. Questo vuol dire che questo... esatto. Questo vuol dire che questo pianeta fa, diciamo, questa orbita estremamente eclittica intorno alla propria stella e quando è al perielio, cioè il punto più vicino alla propria stella, si avvicina tantissimo e raggiunge temperature molto alte, 2000 gradi centigradi o cose del genere, e poi passa però un periodo lunghissimo molto distante dalla propria stella, quindi il concetto di stagione su quel pianeta è sicuramente qualcosa di molto peculiare. Altri esempi, ce ne sono tantissimi, ho scelto probabilmente solo qualcuno per darvi un'idea. Stiamo trovando sempre di più pianeti che sono più o meno massicci quanto la Terra o qualche, diciamo, massa terrestre, per intenderci. E questi pianeti, quindi relativamente piccoli, quelli che definiamo in gergo superterre, quindi pianeti appunto con qualche massa terrestre di massa, alcuni di questi sono localizzati così vicino a una stella che anche lì raggiungono temperature altissime, 2000 gradi o cose del genere. A queste temperature, questi pianeti che sono probabilmente di natura rocciosa, visto la loro densità, i silicati fondono e quindi li chiamiamo pianeti lavici perché dobbiamo pensare che gran parte del pianeta in realtà non ha una superficie solida, ma in qualche modo qualcosa che sembra un po' della lava fusa. Oggetti sicuramente inospitali ma molto interessanti. Allora, il fatto che il sistema solare non sia rappresentativo per me è veramente un messaggio rivoluzionario, perché in qualche modo con Copernico abbiamo imparato che la Terra non è al centro dell'universo, però oggi in qualche modo stiamo capendo che neanche il Sole non è rappresentativo, il Sole e il sistema di pianeti intorno al Sole non è rappresentativo e quindi in qualche modo stiamo un po' perdendo la centralità. Io credo che veramente sia una delle sfide di oggi, della nostra fisica moderna, cercare di capire perché. Perché al di là del dire che tutti questi pianeti sono così diversi, secondo me la vera domanda è di dire come mai sono così diversi e perché il sistema solare è fatto così, perché non ci siamo evoluti in un altro modo. E a queste domande stiamo cominciando a dare delle risposte, però siamo veramente un po' nella fase iniziale. Quindi, tra le tante domande che abbiamo è perché il sistema solare non è rappresentativo dei pianeti della nostra galassia, perché gli esopianeti sono così, qual è l'origine di questa diversità e chiaramente siamo molto interessati se ci sono altri pianeti abitabili nella nostra galassia in particolare e in generale. Allora, sicuramente parlando di abitabilità, tutti voi avrete letto negli ultimi anni tutta una serie di articoli sulla stampa e telegiornali dove con cadenza periodica ci sono sempre notizie, è stato scoperto il pianeta che è ancora più abitabile degli altri, sempre più simile alla Terra e sempre più, esatto. Allora, il discorso è che sicuramente la notizia positiva è che è vero che la sensibilità dei telescopi oggi può cominciare veramente ad individuare pianeti che cominciano a essere piccole come la Terra. Dico piccole come la Terra perché la Terra è un pianeta piccolo, quindi sicuramente le prime ricerche hanno cominciato a individuare pianeti molto più grandi, massicci, quindi il fatto che oggi sonde come Kepler e altri telescopi riescono a individuare pianeti più o meno la grandezza della Terra vuol dire che si è fatto un passo avanti incredibile proprio dal punto di vista tecnologico e osservativo. E poi alcuni di questi pianeti sembrano essere ad una distanza dalla stella tale per cui se uno fa dei calcoli così abbastanza semplici tira fuori che la temperatura su questi pianeti più o meno è compatibile con le temperature a cui siamo abituati sulla Terra. Però questi sono dei calcoli perché oggi purtroppo l'unica cosa che sappiamo di tutti questi oggetti che ormai cominciano a essere tanti, questi pianeti che io chiamo candidati ad essere abitabili, perché non lo sappiamo se sono abitabili o no, sono appunto pianeti relativamente piccoli, quindi
probabilmente rocciosi e alla giusta distanza per avere temperature ragionevoli, quindi non questi 2000 gradi come abbiamo accennato per altri sistemi. Se però siano veramente abitabili o no, ad oggi sinceramente non lo sappiamo, e questo perché appunto queste temperature sono più che altro calcolate, ovvero si conosce tipicamente il tipo di stella intorno alla quale orbita il pianeta. Ho messo qui un esempio di varie stelle, il nostro Sole è tipicamente una stella media, però ci sono stelle molto più calde del Sole e stelle molto più fredde. Allora, per avere diciamo la temperatura giusta, se la stella è più calda del Sole, allora tipicamente il pianeta dovrà essere leggermente più distante di quanto è la Terra dal Sole. Se la stella è più fredda, il pianeta dovrà essere un pochino più vicino di quanto è la Terra dal Sole. E quindi abbiamo in qualche modo dei criteri di distanza che ci guidano per capire se appunto le temperature su questi pianeti sono ragionevoli o no. Però sono purtroppo ad oggi ancora frutto di calcolo, quindi noi stimiamo delle temperature ma non sappiamo assolutamente che cosa accada veramente su questi pianeti. Per saperlo dovremmo fare un lavoro che è più difficile, ma io mi auguro che negli anni a venire sarà il lavoro che verrà fatto. E in particolare per capire se veramente un pianeta è abitabile o no, e addirittura forse abitato, uno quello che deve cercare di fare è cercare di misurare in qualche modo o di osservare l'atmosfera di questi pianeti. Le atmosfere sono gli inviluppi gassosi che stanno intorno ai pianeti, la maggior parte dei pianeti hanno un'atmosfera, solo in alcuni casi, soprattutto se parliamo di pianeti particolarmente piccoli, allora forse sono soprattutto dei pianeti solidi, ma se no quasi tutti i pianeti hanno un inviluppo gassoso. Allora la cosa bella è che essendo degli inviluppi gassosi, come vi cercherò di farvi vedere tra qualche minuto, abbiamo anche se oggi siamo un po' all'inizio, ma abbiamo dei metodi in qualche modo per osservare questa atmosfera e in particolare per capirne la composizione chimica. E l'altra cosa bella è che la composizione chimica di queste atmosfere non è qualcosa di casuale, è qualcosa che è causato da vari processi fisici e processi chimici. Quindi l'idea è che ad esempio dove il pianeta si forma rispetto alla stella, rispetto al disco planetario, quando il pianeta appunto sta formando, chiaramente l'atmosfera, in particolare la chimica atmosferica, verrà sicuramente molto influenzata. Se il pianeta ha avuto delle collisioni con degli altri corpi, anche lì tipicamente poi c'è il tipo di chimica che uno vede sull'atmosfera risulta diverso, se ci sono queste collisioni o meno. Ci sono molti processi di fuga in alta atmosfera. Questi sono i processi di fuga. Sostanzialmente l'atmosfera, essendo gassosa e più leggera, è tenuta diciamo attaccata al pianeta, alla gravità del pianeta. Più il pianeta è massiccio, più il pianeta riesce a tenere l'atmosfera saldamente attaccata. Più in qualche modo il pianeta è leggero, più invece questa atmosfera diventa così un po' più volatile. E quindi soprattutto nelle parti alte, dove la gravità è ancora è meno efficace, allora facilmente dall'interazione col vento stellare, che tipicamente è un fluido di particelle di alta energia, allora è facile che parte di questa atmosfera in qualche modo venga persa. Quindi sicuramente i processi di fuga in alta atmosfera sono molto importanti per determinare l'evoluzione chimica di queste atmosfere. L'interazione con la radiazione stellare è anche molto importante, perché il clima di un pianeta tipicamente è in gran parte determinato dalla radiazione che il pianeta riceve dalla stella. Se ci sono nuvole, chiaramente la composizione chimica cambia. Sulla Terra abbiamo nuvole di vapore acqueo, perché tipicamente vapore acqueo evapora e poi ad una certa altezza, tipicamente alla fine della troposfera, l'acqua condensa in nuvole. Su altri pianeti ci sono nuvole più esotiche, su Titano ci sono nuvole di etano e di metano, su Giove ci sono nuvole tipicamente di ammoniaca o di composti dello zolfo e così via, ce n'è una grande varietà. Quindi sicuramente sapere se sono nuvole o no è interessante. Se c'è dell'attività vulcanica è anche un discorso particolarmente importante, perché
quando i vulcani eruttano, non eruttano soltanto lavi e lapilli, però anche una gran quantità di vapore acqueo e anidride carbonica, quindi possono modificare molto un'atmosfera. E direi non ultimo, se c'è vita su un pianeta, sicuramente se c'è vita, ad esempio, quale noi la conosciamo sulla Terra, allora ci dobbiamo aspettare sicuramente delle sorprese per questa atmosfera. Allora, vi faccio vedere qualcosa in particolare per quanto riguarda come la vita sulla Terra ha modificato pesantemente la composizione della nostra atmosfera. Allora, se noi guardiamo la composizione atmosferica della nostra Terra, all'epoca più o meno della sua formazione, se guardiamo qual era, diciamo, la sua composizione, la quantità di ossigeno molecolare nell'aria era, direi, quasi zero, più o meno fino a 3,2 miliardi di anni fa. Lo sappiamo perché ci sono dei fossili di rocce di quel periodo che sembrano mostrare un ambiente privo di ossigeno, particolarmente anaerobico. Allora, in quel tempo, in particolare verso 3,8 miliardi di anni fa, sulla Terra cominciano a esserci le prime forme di vita molto molto semplici, quindi forme batteriche, dei procarioti come vengono detti in gergo, e diciamo questi esseri molto semplici non usavano ossigeno, infatti appunto l'ossigeno era quasi nullo e sicuramente per loro l'ossigeno anzi era un veleno. Poi nel tempo che è passato da 3,8 a 3,2, questi procarioti hanno cominciato a utilizzare varie forme di sostanze metaboliche per poter, insomma, sopravvivere, estrarre energia da delle reazioni chimiche. E a un certo punto qualcuno di loro ha provato in qualche modo a produrre ossigeno molecolare e qualcun altro di questi organismi semplici ha provato ad utilizzarlo. E lì è stata in qualche modo un passo quasi magico, perché l'ossigeno molecolare ha un potere ossidante molto molto forte, quindi permette anche di utilizzare molto velocemente grandi quantità di energia, e quindi la vita sulla Terra ha veramente ha fatto un balzo di complessità e hanno cominciato, diciamo, in tempi relativamente brevi, ovviamente stiamo parlando comunque di milioni di anni, ma in tempi relativamente brevi si sono formati esseri, diciamo, multicellulari sempre più complessi, e corrispondentemente la quantità di ossigeno nella nostra atmosfera ha raggiunto più o meno le vette odierne. Oggi l'ossigeno molecolare nella nostra atmosfera è 21%, che è sicuramente una quantità molto molto alta. Allora, 21% di ossigeno nella nostra atmosfera non sarebbe possibile se non ci fosse stata la vita, se la vita non avesse avuto questo corso e se la vita non continuasse a produrlo, perché l'ossigeno è di nuovo una molecola estremamente reattiva, se la si lascia lì e nessuno la continua a produrre, dopo un po' in qualche modo si combina a tanti vari elementi chimici. Quindi l'atmosfera della Terra di oggi è stata molto modificata dalla presenza delle forme di vita. La cosa interessante di nuovo è che poter utilizzare l'atmosfera in qualche modo come veicolo di comprensione di questi mondi lontani è un qualcosa che ci è venuto gradualmente studiando i pianeti del Sistema Solare. Partendo dalla Terra in particolare, negli anni 60 e 70 ci sono stati i primi satelliti lanciati per monitorare in qualche modo la Terra, l'atmosfera e la superficie terrestre. In particolare nel 69 c'è il primo satellite nell'infrarosso, Nimbus 3, lanciato dalla NASA. Allora, nell'infrarosso, una parte dello spettro elettromagnetico molto interessante se uno vuole studiare un pianeta più o meno con la temperatura della Terra, perché la Terra emette soprattutto nell'infrarosso, quindi nelle lunghezze d'onde termiche. E se uno utilizza uno di questi satelliti come il Nimbus 3, come è accaduto nel 69, per registrare qual è in qualche modo, com'è questa luce emessa nell'infrarosso della Terra, quello che troverà è quello che noi chiamiamo in gergo uno spettro nell'infrarosso fatto così, quindi questa curva particolarmente con tutte queste modulazioni. Allora, questa curva
in realtà ci dice qual è la composizione chimica dell'atmosfera terrestre, perché se uno studia spettroscopia, analizzando in qualche modo come è scomposta la luce emessa dalla Terra nell'infrarosso, capirà che questa è la firma, ad esempio, della presenza dell'anidride carbonica, questa è la firma della presenza dell'ozono, qui abbiamo vapore acqua e così via. Cioè, quello che si fa è utilizzare delle misure di laboratorio dove si vedono qual è la firma spettroscopica di ciascuna molecola e la si paragoni in qualche modo a questi spettri misurati. Quindi negli anni 60-70 si capisce la composizione chimica della Terra con grande accuratezza, composizione chimica dell'atmosfera. Negli anni 80 ci sono i primi satelliti Voyager e Mariner che cominciano in qualche modo a vagare un po' per i pianeti del Sistema Solare, in particolare il Voyager 2 a un certo punto comincia a mandarci informazioni delle regioni, diciamo, più lontane del Sistema Solare. In particolare questo spettro non è più uno spettro della Terra, ma è uno spettro del satellite di Saturno, Titano, quindi Titano è una delle lune di Saturno. E anche qui uno spettroscopista riesce a capire che tutti questi picchi dell'infrarosso corrispondono alla presenza di idrocarburi nell'atmosfera di Titano o altre specie a base di carbonio, azoto e idrogeno. Quindi si è capito negli anni 80, ad esempio, che Titano, ma molti altri pianeti, è estremamente interessante, si è capito in qualche modo di che cosa è fatto, di che cosa è fatta la sua atmosfera, quali sono le sue caratteristiche termiche, qual è, insomma, quindi si è capito tantissimo di questo e di altri pianeti. E l'idea, capite bene, è che negli anni 60-70 abbiamo guardato la Terra da satellite, anni 80 esplorazioni in qualche modo del Sistema Solare, adesso siamo nel 2014 e l'idea è che uno voglia fare esattamente la stessa cosa, ma per questi pianeti molto più lontani che orbitano intorno ad altre stelle. Quindi l'idea è che uno veramente vuole cercare di fare anche qui della telemetria di questi pianeti esotici usando in qualche modo degli spettri per poter cercare di capire la composizione chimica di queste atmosfere. Allora, la buona notizia è che questo si è riusciti a farlo, è qualcosa di molto nuovo perché abbiamo cominciato a lavorare a queste cose più o meno all'inizio degli anni 2000, però i veri risultati, soprattutto nell'infrarosso, hanno cominciato a esserci intorno al 2005-2007, perché si sono usati i telescopi da spazio, nell'infrarosso in particolare, come Hubble e Spitzer, che sono stati veramente prodigiosi per fare queste misure. E allora abbiamo cominciato a collezionare degli spettri che sono molto simili a quelli che avete visto per la Terra nel Sistema Solare. Ovviamente le incertezze sono più grandi perché qui stiamo sondando dei pianeti che sono a decine di anni luce da noi, quindi ovviamente non così dietro l'angolo come Titano, non è che Titano sia proprio dietro l'angolo, ma non unità astronomiche, sono comunque molto più vicine di decine di anni luce. E quindi ovviamente abbiamo qualche incertezza, però abbiamo capito ad esempio che per la categoria di pianeti che chiamiamo gioviani caldi, ovvero pianeti grandi come Giove ma con temperature di migliaia di gradi, perché tipicamente questi pianeti sono localizzati molto molto vicino alla stella, allora pare che questi pianeti siano formati di idrogeno molecolare un po' come Giove e poi però ci sia una grande quantità di vapore acqueo, e di altre specie a base di carbonio. Quindi le specie principali siamo già riusciti a individuarli almeno per una decina di oggetti, quindi sicuramente queste cose si riesce già un pochino a farle oggi. L'idea è che ciascuna molecola, come vi ho accennato prima, ha veramente una firma, quindi quando uno guarda la luce assorbita da una molecola, a seconda della molecola il tipo di modulazione in funzione della lunghezza d'onda è molto diverso, quindi ecco che se noi possiamo misurare gli spettri così di pianeti lontani possiamo capire se c'è della fosfina, se c'è del vapore acqueo, se c'è dell'ammoniaca, possiamo capire di cos'è composto l'atmosfera di quel pianeta. E quindi sicuramente è un discorso estremamente interessante. Allora, com'è che facciamo a fare queste misure? Per non dilungarmi troppo vi faccio solo un paio di esempi, ma sicuramente una tecnica che oggi ha molto successo è la tecnica del transito.
Allora, per capire cos'è un transito, io credo che abbiate tutti sentito parlare del transito di Venere, sicuramente a questo punto un paio di anni fa già c'è stato l'ultimo transito di Venere, e vi faccio vedere qui in particolare, non so se si vede bene con la luce, ma dovreste poter vedere, diciamo, un circoletto molto scuro che nasconde in qualche modo una porzione circolare diciamo di questa figura che mostra il Sole. Quindi questa diciamo, è la superficie misurata del Sole, e questo circoletto è Venere che a un certo punto passa davanti al Sole. È un transito più che un'eclissi, per essere precisi. Quindi Venere, passando davanti al Sole, nasconde durante il suo passaggio una piccola frazione della superficie del Sole, che ovviamente si può misurare, e l'idea è di riuscire a fare la stessa cosa con un pianeta e una stella che sono molto molto più lontani. Allora, è chiaro che se la stella, invece di essere il Sole, è relativamente vicino, un'età astronomica, stiamo parlando di una stella di decine di anni luce di distanza, allora la stella non sarà bella grossa come il Sole, sarà una sorgente puntiforme, quindi un puntolino. Il pianeta sarà ovviamente ancora più piccolo, però diciamo la tecnica è la stessa, e la tecnica quindi è di cercare di misurare la luce della stella lontana, e quando il pianeta passa davanti alla stella nasconderà per una frazione di tempo, che a seconda del pianeta e dell'orbita sarà tipicamente di un'ora o poco più, per questa frazione di tempo una parte della superficie della stella è coperta, e quindi la luce che noi in qualche modo osserviamo è un po' meno diminuita. Misurando di quanto è diminuita questa luce, possiamo capire le dimensioni del pianeta. Ma possiamo fare anche molto di più, perché il metodo del transito è stato usato con molto successo per scoprire nuovi pianeti, e infatti la tecnica usata in particolare da Kepler per scoprire i nuovi. Però possiamo anche cercare di capire come sono fatte le atmosfere dei pianeti in transito. E questo perché quando il pianeta sta transitando, quindi passa davanti alla stella, in questa frazione di tempo la luce della stella è in parte filtrata attraverso l'atmosfera del pianeta. Allora, l'atmosfera tipicamente è un gas, e quindi un gas in gran parte è, diciamo, in gran parte trasparente. Dov'è che sarà opaco? Sarà opaco dove c'è una molecola che assorbe. Allora ecco che possiamo in questo modo misurare lo spettro di assorbimento delle molecole presenti nell'atmosfera del pianeta. Quindi questa è un po' una tecnica che è stata usata per misurare alcune di queste atmosfere, e quindi l'idea è che uno tiri fuori, diciamo, uno spettro più o meno come questo modello. Allora, ovviamente è una cosa molto difficile, perché è già difficile scoprire il pianeta che transita, però cercare di misurare uno spettro dell'atmosfera vuol dire che dobbiamo avere una precisione di una parte in 10.000 della luce stellare, e ovviamente richiede diciamo, telescopi potenti e anche molto lavoro per cercare di estrarre questo segnale. Però oggi riusciamo già a farlo, soprattutto per i pianeti grandi, per i pianeti caldi, e l'idea è che sempre di più vorremmo cercarlo di fare per pianeti che sono più o meno grandi e più o meno temperati come la Terra. Un'altra tecnica che secondo me sempre più prenderà corpo nei prossimi anni è la tecnica della rilevazione diretta, e quindi quello che state vedendo qua non è un disegno, ma sono tra le prime foto di pianeti, perché allora questo che vedete, questo circolo nero centrale, è un coronografo, ovvero una maschera che è stata messa per mascherare la luce della stella in centro. Le stelle sono ovviamente molto luminose, e quando uno guarda una stella, la luce del pianeta è talmente più tenue che si perde in questa grande luminosità stellare. Però se uno usa un bel coronografo e in qualche modo fa quietare un po' la luce della stella, ecco che compare il pianeta. Questo è un pianeta vero, è veramente una foto di un pianeta. Infatti il pianeta è stato fotografato qui e poi tempo dopo qui, perché ovviamente stava orbitando intorno alla sua stella. Questo pianeta si chiama Beta Pictoris B ed è uno dei tanti che in questo momento si stanno scoprendo con questa tecnica. Anche qui questa tecnica la si può usare non soltanto per scoprire nuovi pianeti, ma anche per guardare gli spettri. Un pochino più difficile del transito, però le cose stanno migliorando velocemente. Allora, non voglio neanche annoiarvi troppo con
tecniche di osservazione, ovviamente ci sono delle domande, sarò felicissima di rispondere. Ma diciamo, questa freccia qui è per far vedere quanto le cose sono evolute negli ultimi 20 anni. Se di nuovo abbiamo cominciato negli anni 90 a vedere sempre più pianeti, le atmosfere diciamo cominciano anche più di recente, veramente il 2002 la prima atmosfera, il primo elemento chimico nell'atmosfera del pianeta con Hubble e Spitzer. Nel presente sicuramente abbiamo ancora alcuni telescopi da spazio, Hubble in particolare, che ancora funzionano, e alcuni grandi telescopi da Terra come il VLT che stanno funzionando e che usiamo per fare queste ricerche. Però sicuramente i telescopi di oggi non sono veramente adatti a fare queste cose, e sono stati adattati con dei grandissimi sforzi per fare queste misure, ma uno avrebbe voglia nel futuro invece di avere dei telescopi più potenti e più adattati per fare questo genere di misure. Il futuro sembra essere roseo, perché sicuramente ci saranno grandi telescopi da spazio e da terra, che probabilmente soprattutto nel prossimo decennio cominceranno a funzionare, da terra VLT, una trentina di metri di telescopio, da spazio JWST, 6,5 metri, insomma, quindi oggetti piuttosto grossi. Però secondo me per fare queste ricerche non è necessario neanche avere una cosa enorme. In realtà ci si è resi conto in questi anni di lavoro che più che una cosa enorme noi abbiamo bisogno di una roba stabile e da spazio. Quindi non abbiamo necessariamente bisogno di cose grandissime, ma abbiamo bisogno di cose che sono molto 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 stabili e quindi non abbiano troppi, che non ricevono troppi scossoni, dove in qualche modo gli ingranaggi non si muovono troppo. Abbiamo bisogno di poter fissare, soprattutto per il transito, la stella e il pianeta per alcune ore e veramente far sì che questa misura sia influenzata il meno possibile da altri fattori esterni. E quindi io in particolare e altri scienziati stiamo spingendo perché venga lanciato un telescopio da spazio che dal momento zero sia fatto per fare queste cose. E di nuovo non abbiamo bisogno di cose enormi, un 40 cm da spazio può già fare grandi cose in orbita polare. Se uno poi va su un metro, allora con uno spettrografo fa veramente cose eccezionali. E se invece si pensa di portare uno strumento in alcuni di questi telescopi più grandi che forse verranno lanciati, come Spica, telescopio infrarosso che dovrebbe essere uno 3 metri, allora lì veramente si fanno delle cose bellissime. Quindi io come altri stiamo lavorando perché queste cose avvengano, perché vogliamo vedere qual è la composizione ad esempio dell'atmosfera dei pianeti lavici che vi ho detto prima. Un esempio è questo 55 Cancri E, e vorremmo vedere uno spettro fatto così, questo modello, però è quello che ci auguriamo di poter fare se avessimo dei telescopi più adatti. Oppure potremmo sondare quelli che in gergo chiamiamo pianeti oceano, che sono dei pianeti un po' una via di mezzo tra pianeti più di ghiaccio, un po' come sono, come struttura voglio dire, un po' come sono Nettuno, Urano nel sistema solare, e dei pianeti in qualche modo terrestri, quindi probabilmente un misto di roccia e ghiaccio come struttura interna e un'atmosfera molto probabilmente di vapore acqueo e di idrogeno. Anche qui questi sono modelli, sono teorie, però finché uno non fa l'esperimento non riesce a saperlo. Potremmo veramente misurare, e non è fantascienza, il meteo e il clima per moltissimi di questi pianeti gioviani, quindi questi pianeti gassosi e grandi, perché potremmo ripetere tantissime volte le misure e quindi capire bene qual è la dinamica di queste atmosfere lontane. E soprattutto potremmo cercare di capire se molte delle superterre che oggi i quotidiani e i media ci dicono che sono abitabili, se lo sono davvero, perché a questo punto sarebbe veramente una misura. Allora, in particolare tra questi pianeti che sono stati scoperti e che sono candidati di abitabilità, ne scopriamo tantissimi che sono diciamo delle superterre, quindi magari un pochino più massicce della nostra Terra, e soprattutto a stelle che chiamiamo M, quindi stelle che sono un pochino più fredde del nostro Sole. Quindi non sono necessariamente, direi, il gemello della Terra e il gemello del Sole, che forse non è nemmeno così importante cercare proprio qualcosa che sia
proprio la stessa cosa della Terra, la stessa cosa del Sole, ma sono sicuramente degli oggetti estremamente interessanti, sono un po' i cugini della Terra e del Sole, e io credo che bisognerebbe lasciar loro pari opportunità per essere forse dei pianeti abitabili. Di nuovo, se avremo la possibilità di avere questi telescopi, riusciremo veramente a misurare se sono abitabili o no. Allora, spero di non avervi annoiato troppo. Se volete sapere qualcosa di più, ovviamente tutte le domande che volete, sarò ben contento di cercare insomma un po' di rispondere. E poi ho scritto questo piccolo libro con il mulino, Farsi un'idea, così se volete sapere qualcosa di più di pianeti extrasolari, forse qualcuna di queste risposte è il libro. Grazie per la vostra attenzione.